206 nuovi autobus di zecca per la TUA da qui fino al 2020, i primi 37 presentati stamane. Nello specifico si tratta di 17 bus Iveco da 12 metri, 14 mezzi Iveco da 10,7 metri e 6 autobus Scania di 12,2 metri alimentati tutti a metano. Tutti i bus sono alimentati anche da motori Euro 6. Il rinnovo dei nuovi bus permetterà a TUA di abbassare in modo consistente l'età media dei mezzi, passando da quasi 13 anni a poco più di 9. Dato quest'ultimo in linea con gli standard europei. L'investimento complessivo per l'acquisto dei 206 bus ammonta a 47,8 milioni di euro, di cui 13,1 a carico di TUA. La prima fornitura ha riguardato 37 autobus che da oggi sono in servizio. Saranno dislocati nei punti dove c'è maggiore esigenza, cioè su tutto il territorio regionale. Seguirà a questa fornitura una seconda che si avrà tra giugno e settembre di ulteriori 75 autobus, quindi andiamo a 112 autobus. I restanti 94 autobus invece ci arriveranno nel primo semestre del 2020. Altra importante novità è il sistema di digitalizzazione su ogni mezzo, con un computer di bordo direttamente collegato con una sala operativa in sede. Abbiamo un computer di bordo che monitora tutto, cioè sapremo esattamente le persone che salgono e quelle che hanno i biglietti, perché quelli che non fanno la validazione, per differenza, sappiamo che è il tasso di evasione. Sarà localizzato l'autobus su una direzione centrale operativa che guarderà quello che succede. Abbiamo anche messo dei sistemi di sicurezza, nel senso che in alcune zone, per esempio aree a rischio, abbiamo le telecamere a bordo. Tutti gli autobus hanno la dotazione. Poi le metteremo in funzione, certo non sull'intero parco di 860 autobus, ma metteremo in funzione in queste zone a rischio delle telecamere. Cioè l'autista può, con un pulsante, mettere in azione le telecamere che registra tutto quello che succede sull'autobus. Questo è per garantire anche protezione all'autista, insomma, in modo che così possiamo far intervenire le forze dell'ordine.